Il Super Green Pass al momento non sta incidendo sulla quantità di lavoro degli esercenti. Bar e ristoranti servono al tavolo solo i vaccinati, mentre per chi è in possesso di tampone si può consumare solo al tavolo. Come avevamo previsto, cioè con un impatto relativo, perché i clienti che già avevano il Green Pass da vaccino o da guarigione di fatto sono entrati automaticamente in possesso di Super Green Pass e incide circa per il 10% di clientela, ma soprattutto per i pranzi di lavoro, quindi dal lunedì al venerdì i pranzi, perché in quel caso si tratta di clienti, lavoratori di aziende che erano in possesso di Green Pass da tampone e quindi che oggi non possono recarsi al pranzo appunto all'interno da seduti dei locali. I controlli sono serrati in città, sono state 37 le sanzioni, 28 personali e 9 ad esercizi commerciali fatte nelle scorse ore a Padova dalle forze dell'ordine per inosservanza delle misure di contenimento anti-Covid tra Green Pass e mascherine. I dati vengono aggiornati quotidianamente dalla prefettura. Nelle prime 48 ore dall'entrata in vigore del Super Green Pass sono state 2.292 le persone e 332 gli esercizi pubblici controllati. Ci rincuora anche il fatto che a fronte dei tantissimi controlli che sono stati fatti dalle forze dell'ordine sono stati pochi verbali elevati, vuol dire che insomma sia i consumatori ma anche e soprattutto gli esercenti hanno assimilato quelle che sono le regole e le stanno rispettando.